Dunque, siamo con Flavio Ferrero qui a Barcellona per il GSM World Congress. Ci eravamo già visti un paio di mesi fa. Allora avevamo iniziato a parlare di lancio di nuovi prodotti capaci di riportare Alcatel, diciamo, in crescita nel nostro paese. A che punto siamo? Siamo che questa crescita sta continuando e quindi oggi qui, oltre a presentare tutta la roadmap 2008, che dopo vi illustrerò brevemente, parliamo anche di due prodotti nuovi che vedono in questi giorni l'inizio della commercializzazione. Uno è un clamshell entry level, si chiama V270, che adesso andiamo a vedere in dettaglio, e l'altro invece è un telefono di elevata finitura e design, con caratteristica principale, si chiama V770. In più, chiaramente, come ho detto prima, tutta la gamma di prodotti. Gamma di prodotti che segue diverse linee di design, che è il nostro argomento principale di differenziazione, di design che riassumiamo in essenza per chi vuole lo stile, la semplicità, life per chi appunto è interessato agli stili di vita, flavor per chi vuole prodotti fortemente differenzianti e brand design, quindi tutto l'universo dei marchi e delle marche. Quindi andando più in dettaglio, abbiamo il V770, è un bar phone disponibile in due colori, nero o bianco, molto sottile, un display diciamo 16 nonni con finiture molto accurate, vedete anche la tastiera flat. Particolare di questo telefono dal punto di vista funzionale, che cos'è? Un telefono Bluetooth al riproduttore MP3, vedete le dimensioni. Poi abbiamo il clamshell V270, è un prodotto entry level, quindi un telefono voice centric, e qui come vedete, pur nel segmento specifico, molta attenzione alla finitura. Qui praticamente abbiamo una parte superiore con questo display a specchio, vedete, aprendo la tastiera con i tasti molto grandi, quindi facilità d'uso, vedete che prodotti molto belli, la finitura nel design, ricercati. Questi sono due prodotti che vedono l'inizio della commercializzazione in questi giorni, e poi qui esposta c'è tutta la gamma che chiaramente, oltre ad essere divisa per segmenti di design come ho detto prima, parte dai prodotti più semplici entry level fino a prodotti di segmenti via via superiore come l'entry multimedia e 3G, sia data card che telefoni. Beh, quindi concludendo, una grande importanza per il design, che forse è davvero il miglior modo per arrivare anche a tutti gli utenti. Ma certo, il nostro mercato che sostanzialmente è sempre stato guidato dalla tecnologia, per cui la tecnologia sarà sempre il fondamento su cui si basa il nostro mercato, ma non è più sufficiente da tempo, quindi sempre di più il vestito con cui la tecnologia viene venduta è rilevante, forse in taluni casi è ancora più rilevante la tecnologia stessa in un mercato come il nostro. Quindi noi cerchiamo di portare questo discorso di stile, design, finitura su tutti i segmenti, dall'entry level al segmento medio. Insisto sull'entry level perché è facile dire design per i segmenti medio-alti, magari è un po' più innovativo o esclusivo da parte nostra portare il design e le finiture anche sui segmenti più bassi. Qui nella nostra vetrina abbiamo dei fortissimi esempi, addirittura con degli esempi di marca, quindi prodotti vestiti con mandarina duck in questo caso, o esplorazioni di grafiche di colore come quelle che vediamo qua. Quindi come vedete puntiamo sempre di più design, finiture, segmenti di utilizzo, che non la tecnologia, che è qualcosa che, voglio dire, è given.